E così lo stiamo finalmente facendo. Lui rimane un macchinario trasportabile grazie alle maniglie, mentre lui lo stiamo montando definitivo. Come vedete, si è creato dello spazio. Ho fissato il serbatroio, qui sotto c'è il filtro e la pompetta sospesa dalla sospensione di gomma, e ora da qua bisognerà, tramite questo tubo, andare all'unità. E saremo pronti, l'unità rimane lì. Potrei inventarmi qualcosa per montare l'unità di sotto, qui. Però poi non sarebbe comoda la manutenzione, inoltre forse questo tubo non mi ci arriva. Ma non lo so, potrei inventarmi qualcosa. Potrei giuntare con quel tubo che mi è rimasto da un'altra unità. E quindi potrei effettivamente mettere tutta l'unità di riscaldamento qui sotto. Devo costruire una specie di scaffale su cui appoggiarla, con del legname di recupero. Devo eliminare queste porcherie qui, andarle a gettare e creare dell'altro spazio. Qui si crea spazio, ma per adesso ci nutriamo. Oggi siamo leggeri, caprese con abbondante verdura, forse un po' troppo abbondante. Niente male, direi. Eccoci pronti. Collegata la batteria, collegati gli ultimi tubi, questo poi sarà fissato qui sotto, in qualche modo, in modo da non rompere il cazzo. È bello che la pompa comunque è così. Forse questo dovrebbe stare più in basso, sarebbe meglio, perché invece di sucare dovrebbe... Sì, adesso la sposto in basso, è meglio. Ok, ho montato la pompa più in basso, nel farlo ovviamente si è spanata la vite, maledetta vite del maledetto... E quindi ho dovuto cambiare vite, ho messo la pompa giù, purtroppo questo tocca qui, il che non è una cosa buona secondo me, perché... Le vibrazioni della pompa potrebbero fare rumore e inoltre è un po' in mezzo al cazzo. Magari lo fisserò qui così, vedrò cosa fare, o accorcerò questo pezzetto. Comunque per ora va bene così. Adesso riempiamo un po' il serbatoio, perché sono sicuro che perderà. Infatti ci metto questo sotto, perché così perlomeno non combina uno schifo. Ma non servirà un cazzo, perché perderà. E dopodiché proviamo l'accensione. Sicuramente la prima accensione fallirà, perché non ce la farà a fare il priming di tutto il circuito, che è un po' lungo, ma noi ci proviamo lo stesso. Quante bestemmie oggi, quante bestemmie. Allora, vediamo un po'. Così può bastare. Gocce di gasolio a terra e sui vestiti. Vaffanculo, questo lo butto lì, vaffanculo. Proviamo. On. Porco. C'è stata un'accensione, perché vedete, c'è del fumo che esce, perché qui non ho ancora chiuso bene, non è definitivo. E quindi esce del fumo, ma me ne fotto, perché è una prova, me ne sbatto. E lui sta scaldando la candeletta, quindi il diesel che c'era sulla candeletta evidentemente ha ignito.
Ma questo non è un problema, perché non è ancora partita la pompetta. Ecco, ora sta partendo la pompetta. Vediamo. Vediamo se priminga. E infatti qua sta camminando molto piano. Ci vorrà un po'. Non ce la farà, secondo me. E infatti si sta spegnendo. Ed ecco che si è spento. Dai, dammi il codice d'errore, forza. Dai, stronzo. Ah no, ricomincia. Fa forse un'altra prova di avvio. No. Sta, tra virgolette, raffreddando. Vediamo un po' che cazzo fa. Forse va fatto il priming. Niente, errore non ne dà. È ripartito da solo. E alla fine ci ha riprovato e ha dato errore 10. Va bene, vuole la procedura di priming. Facciamo la procedura di priming. Spegniamo. Ok, sinceramente io non lo so. Anzi. Ok, contrariamente a quanto c'è scritto su questo manuale di merda, che non serve a niente perché è diverso, invece di premere giù e ok, bisogna premere giù e setup. Si tiene premuto giù e si preme setup, poi si lasciano. E diventa così, a questo punto con ok si fa partire la pompetta e si fa il priming, si può anche fermare, si può far ripartire e si fa fermare e poi si esce con on off. Io adesso ho primato un po', forse pure troppo, voglio un attimo ficcare questo bene dentro perché Entra. E a questo punto facciamo partire questa cazzo di stufa. C'è ancora dell'aria nei circuiti, nei tubi, ma io me ne sbatto. Il gasolio l'ho visto arrivare qua dentro, per cui forse ce n'è pure troppo, adesso farà una gran fumata. Ma me ne fotto. Questa è la stufa del laboratorio, va bene così. E vaffanculo. Vediamo se si degna di partire. Partire è partita, ma dovrebbe accendersi. Poi dovrò riaprire qui, sigillare bene, richiudere bene. Comunque,
molto bello, devo dire molto bello. Sono abbastanza contento di questo setup. Ci sono sempre, come vedete, bollicine che si formano, perché questo tubo è inadatto. Come ho già spiegato in un precedente video. Beh, ora dovrebbe anche partire però, eh. Purtroppo in tutti questi procedimenti il membro subisce delle fratture che poi sono lunghe a ripararsi, richiedono tempo. Il membro si frange e si è spento di nuovo. Ma vai a fare in culo. Puh! Lui si è spento ma si è riacceso. Si vede che i tentativi se li gestisce lui, evidentemente. Si sta sfasciando il cazzo. Io non ne posso più. Oggi non va niente, non funziona un cazzo oggi. Ma perché? Perché? La pompetta è ripartita. Nel frattempo che io masturbo i tubi. Sempre dell'aria, vedete? Vedete che c'è dell'aria e non sale. Non sale perché sta ancora passando dell'aria. Sta spingendo l'aria e no, ci vuole il priming, va bene. Spengo. Spengo, ho detto. Ecco, farò il priming a bestia adesso. Lo riempio di gasolio, stu cazzi di coso. Ora, siccome mi sono rotto il cazzo e tutti mi dicono ma non è necessario fare il priming, non è necessario, ma andate a fare in culo. Allora, tengo premuto, clicco qua, ecco, no, è quello su, tengo premuto, clicco qua, no, ma che cazzo è? Non fa più un cazzo. Ecco. Priming. Ora glielo lascio fare e qua voglio vedere il gasolio che deve salire a bestia. A bestia, maledetti. Oh, non è necessario, il priming non serve. Non fate il priming perché si rovina. Ah, poi la intasate. Ma andate a fare in culo. Lo vedete che c'è l'aria? Se non ci passa c'è l'aria, come cazzo si avvia senza priming? Ecco, ora devo insistere. Qua devo mettergli, devo cambiare la cifra in 1, così sta un minuto acceso a fare il priming. E posso sempre fermarlo dal tasto. Niente, vedete, sta ancora facendo passare le bolle, perché ci sono bolle in mezzo. E prima o poi queste bolle in qualche modo spariranno e si spera che questo cazzo di gasolio arrivi alla pompa. Ecco, sta arrivando, ora sì. Ora sì che lo fermo. Ora voglio vedere se non si avvia. Ecco. Adesso vediamo se come si avvia dopo il priming. Il priming, non serve non fare il priming, non serve. Non serve fare il priming. Deficienti. A parte che delle bolle si formano sempre. E già ve l'ho spiegato il perché. Perché questi tubi non vanno bene. Perché si dilatano, si creano delle cavitazioni e servono linee sottili e rigide. Andatevi a riguardare il vecchio video che ho fatto su questo tema, che poi non è mica farina nel mio sacco, ma è di un tizio australiano che lui questi cosi li progettava, ci lavorava sopra. Questo non lo metterò, perché fa più rumore con questo. Ora aspettiamo questo avviamento benedetto dopo aver fatto il priming di 200 litri di gasolio nei tubi e vediamo come va. Pompetta partita e vediamo. Se si accende, ed ecco che si è acceso. Si è finalmente acceso dopo il priming. Arietta tiepida. Mi
infatti si è spento. Problema di avviamento, molto interessante. Forse bisogna insistere col priming. A quanto vedo lui ci riprova da solo, fa due tentativi di avviamento. Ora sì che ha fatto uno sbruffone. Avete sentito lo sbruffone? Perché il gasolio ha preso fuoco. Ma lui fa un po' fatica, vedete, fa degli avviamenti e poi si ferma. Come mai? Non capisco. O si è sporcata la candeletta. Ma noi insistiamo, perché la violenza vince. Anche perché, come potete vedere dalla mia maglietta, io ho scelto la violenza. Io scelgo la violenza. Nuovamente errore 10, ok? Ne prendo atto. Facciamogli fare la procedura di spegnimento, dopodiché lo riaccenderemo altre 40 volte. Riaccendiamo per l'ennesima volta, dopo l'errore 10. Io bestemmierò, lo so. Tiè. Ho collegato il tubo con il doppio pirlo. Il doppio pirlo mi permette di mandare aria di là e di qua. Quindi sarà esteso. E grazie a questa meraviglia, ecco, ho sentito un tentativo di accensione. Cosa sarà accaduto? Per quale motivo non si avvia l'unità? Forse vuole dei rutti? Non sappiamo. Brancoliamo nel buio. Notare i cavi dello stesso colore. Ho il sospetto che sia un problema di sottovoltaggio, perché la batteria scende un po'. E quindi mo ci proviamo così. Vediamo che cazzo succede. Vai, suca, 13 volt, suca. È partita la pompa. Non ottengo l'avvio. Non comprendo. Niente, non parte. Secondo me si è fottuta la candeletta. Adesso smontiamo e vediamo. Ma lui ci sta riprovando da solo. Proviamo con l'imposizione delle mani. Imposizione delle mani. Infondiamo in questa unità la nostra scienza, il potere della scienza. Il potere del porco. Fatto lo stronzone, però si è spento subito. Quindi la candeletta funziona, perché lui ignita, ma fa uno sfiammone e poi morta lì. E spacchiamo sta candeletta. Allora, intanto la stacco da qua, così questo filo lo faccio anche girare un poco meglio. Questi cavi sono attorcigliati come il c***o. Ecco. Dopodiché devo togliere questo gommino. Ora in teoria devo mettere l'apposito attrezzo.
qua è entrato, dopodiché devo girare con un cacciavite, ecco, e posso svitare con delicazitudine. Ora quello che dicono è di svitarla così, con la delicazitudine dal filo, usare il filo perché deve uscire da sola, senza forza. Eccola, e la candeletta è perfettamente pulita, è perfetta. E qua dentro ci vuole la luce, quindi prenderemo una lampada che sicuramente sarà difettosa, perché oggi tutto quello che tocco è difettoso, tutto. Tipo il portalampada che adesso non ha vita. Maledizione. Maledizione. Oh. Infatti la lampada non si accende perché è scollegata. Ed ecco la griglietta ed è pulita. Quindi perché? Perché questo stronzo non si accende? Ricolleghiamo la candeletta. Ma c'è un'altra prova molto rischiosa che ho letto di fare e che farò con rischio, con rischio. E la prova è... La prova è bruciare il gasolio che c'è dentro. Ecco, vediamo se ho rovinato qualcosa. Ho sentito un odore spiacevole, ma ormai l'ho fatto. E quindi adesso rimettiamo la candeletta con delicatezza. E non entra. E la candeletta va anche lei, come dicevamo, avvitata con il suo filo, senza forzare assolutamente. E poi quando è arrivata si usa solo allora l'attrezzo per stringerla e completare. Ecco fatto. Poi si tira fuori con delicatezza. È una chiave spaccata praticamente. Dopodiché, in teoria, gli dovremmo rimettere su il suo coppolino di gomma. E poi devo ricollegarla. Ora, sarò riuscito a fare qualcosa? E accendo. Vediamo un po' che cazzo abbiamo combinato. Non percepisco accensione. Non capisco. Non capisco. Pure qua. Qua è tutto a posto. Sentite il rumore? Credo che sia partito. Come l'ho fatto partire? L'ho riempito di priming. Praticamente c'era ancora dell'aria. Però forse si sta spegnendo ancora. Sì, è calda l'aria, ma... si è spento ancora, quindi devo assolutamente riempirlo di priming.
Eh sì, aveva cominciato ad accendersi. Allora facciamo la seguente, lo spengo, ecco, off, dopodiché gli farò un altro priming della Madonna. Priming, te, priming, vai, ti fluddo, riempiti di gasolio, pezzo di merda, ti riempio di gasolio, finché non parti, stronzo. Te, ancora. Parti, bastardo. To, gasolio. Ok, ora parti, stronzo. Esplodi. Si è acceso. È acceso, ora sì, va bene, brucia, scoppia, bastardo, scoppia, maledetto, devi esplodere, bastardo, ti devo fare esplodere. Bene, sta vibrando, il tubo vibra, è una cosa buona. Sempre peggio. Esplodi. Ora. Vediamo se tiene. Vedo un po' di fumo. Sì. C'è del fumo, va bene. Mi piace che faccia fumo, perché vuol dire che sta scoppiando. Ed ecco l'aria calda che esce, eccola. Lo sparo al massimo. Vedete? Fuma? E si sta spegnendo però. Porco d***a. Perché porco d***a? Eppure no, c'è aria calda. Forse siamo riusciti a farlo partire. A colpi di priming. Sì, è partito. Adesso lo lascio a palla lo lascio, a palla forever. Ti è maledetto. Toto. Benissimo. Molto bene, l'aria calda esce. Abbiamo vinto. Speriamo che si scaldi meglio, perché ancora qua è tiepidina. Vediamo un po'. C'è del fumo, vedete il fumo? Ma il fumo mi piace il fumo, che deve andare a fuoco, questo coso di merda. Vediamo come va. Non mi dice, questo controllo non mi dice la temperatura della camera di combustione. Però adesso l'aria sta uscendo calda. Eh sì. Bene. Alla fine abbiamo vinto. Adesso ci sarà sicuramente da migliorare il setup, perché secondo me tutti i problemi che abbiamo avuto sono dovuti a questi tubi di merda e non sono adeguati. E poi dobbiamo capire se ho una perdita di gasolio oppure va tutto bene. Sembra che vada tutto bene. Ora sì che ci siamo. Andiamo a vedere fuori se c'è del fumo. Ma non credo. Perfetto. Perfetto.
perfetto. È perfetto. È perfetto. Oh, adesso sì che esce l'aria calda. Il giorno dopo verifichiamo la situazione. Ci sono state perdite di gasolio? Assolutamente no. Qui è tutto asciutto. Tocchiamo, tocchiamo. Assolutamente nessuna perdita. E quindi, dato che ieri abbiamo avuto l'olocausto del priming, io provo ad accenderla di nuovo, così. E vediamo un po' se oggi riparte al volo. Ora non vi tedierò con l'attesa. Mentre il mio task di oggi sarà sistemare questo sfacelo. Questa parte è un accumulo di oggetti e di cose che non mi piace, non è bello. Anche qua in effetti c'è un accumulo di cose. Però qui c'è un razionale, cioè sono tutti prodotti. E quindi devo solo sistemarli un poco più meglio. Sto pensando in questo esatto momento di fare uno scaffalino qui sopra, in modo che qua sopra metterò altri prodotti. Vediamo se riesco a farlo con delle tavole di recupero, quindi sporcando nuovamente tutto il laboratorio. Ho queste tavole che mi sono rimaste dal soppalco che ho costruito di là, quindi vediamo cosa riesco a fare. Potrà essere oggetto del mio prossimo video, chi lo sa. Ma nel frattempo accendiamo questa unità perché c'è freschetto. Il nostro termometro Fiat segna 18 gradi, non è che c'è freschetto, però... Ecco, vediamo se parte l'unità. Si è appena avviata. Perfetto. Unità avviata, dovrò sistemare e sigillare meglio qui, giusto per sicurezza. Ma per il resto il sistema ormai è collaudato, funziona. Non ho perdite, non ho... monossido di carbonio, e questa è una bella cosa che mi riscalda anche di là. Bene, funziona. Grazie per aver visto questo video. Se siete interessati ai prodotti della Vevor, troverete i link in descrizione, e se li prendete con i miei link io ci guadagno anche qualcosina con cui posso forse pagarmi un caffè, e quindi fa sempre comodo. Per cui se vi interessa qualsiasi roba Vevor, anche roba di cui non ho parlato, chiedetemi, perché vi posso dare questi link che hanno degli sconti. Cos'altro dire?